Siamo di fronte alle tavole di Anthony Brown, un illustratore, un grandissimo illustratore inglese, che ha portato in questa mostra le tavole che si riferiscono al libro Tunnel, la storia di un fratello e una sorella. Una storia che inizia ancora prima del titolo del libro, con queste due pagine che ci ricordano la tappezzeria di casa e un muro, un interno, un esterno. Perché? L'interno è quello di lei, della sorella, una bambina, una ragazzina a cui piace molto stare a casa tranquillamente a leggere, e invece il muro esterno di lui, del fratello, un ragazzino che invece ama il movimento e la scoperta. Cosa succede? Succede che la mamma, a un certo punto, stufa di averli tra i piedi, gli chiede di andarsene, di uscire di casa. Ed ecco qui che inizia il viaggio, inizia la scoperta. Un po' stando fuori si annoiano, cercano di passare il tempo insieme, fino a che non incontrano, non vedono un tunnel. Sarà lui, sarà il fratello, a trovare un tunnel e a decidere di entrarci. Eccolo qua, il bosco che dobbiamo attraversare per buscare qualcosa che ci sarà dall'altra parte. Lei non vuole, la sorella non vuole che lui vada e lei non vuole andare, ha paura, ma il fratello non torna, passa il tempo e lui non torna e quindi non potrà fare altro che seguirlo in questo tunnel. Ebbene, sono due viaggi diversi. Lei supererà le proprie paure? Forse sì. Si ritroverà sicuramente davvero nel bosco. Un bosco apparentemente tranquillo, ma molto molto inquietante. Un bosco fatto di rami in cui sono nascosti lupi, streghe, strane creature, una casetta e un cappotto rosso che ci ricorda forse una fiaba che tutti noi conosciamo.